Oh, lo sta nerendo. Bella, che roba, che ragazzi, siamo tornati qui con un nuovo quiz. Grandissimo quiz. Noi anticipiamo i tempi perché prima della giornata dell'Immacolata, prima che si faccia l'albero, prima che si cominci a respirare la natalizia, noi cominciamo col Natale. Questo quiz, che cosa fa? Praticamente ci fa delle domande sul Natale e quindi scopriremo quanto ne sappiamo sul Natale. Sì. Anche voi insieme a noi potrete vedere quanto ne sapete del Natale. Pensate molto? Dopo questo quiz probabilmente non lo penserete più. No. Nella prima domanda ci dicono: quando è nato Babbo Natale, il personaggio? Perché molti devono sapere che Babbo Natale è stato inventato dalla Coca-Cola. Sì. Cioè non è vero, non è stato inventato. Prima era verde, però lui è stato inventato dalla Coca-Cola come il rosso, come aveva la pubblicità. San Nicola, comunque, il fatto è che San Nicola era verde, capito? E quindi perché San Nicola viene dal nord. Sì. Perciò cioè che non è dal nord, non è che è da Milano, è dal nord d'Europa. Torino là, vuoi partire là. Non è che è un polentone, però è ancora più polentone dei polentoni. Sì, capito. Irlandese sarà. Non so, non ci imbattiamo in queste cose. Comunque No, quello è San Patrizio. Sì, quello è San Patrizio. Vabbè, sì. Basta. Sti cazzi. Allora, quando è stato inventato così come lo conosciamo noi? Del 31, nel 30, del 33, del 34. 34, io dico così a caso. Ma io questa non la so, io so che è negli anni 30. Ah, davvero? Sì. Ma wow. Per me è 32. Ma famo 33, l'anni di Cristo. Ok. Ma così era facile convincere. Ma è giusta? Cioè, verde vuol dire che è giusta? No. No. Non allora, vuol dire che è giusta. Santa Claus, in italiano, eh? Dovrebbe essere San Nicola. Sì. San Nicola, San Francesco, San Claudio, San Patrizio. O San Claudio. San Francesco non è. Perché quello c'aveva gli animali. Sì, c'aveva, capito? Nel senso gli menava animali. San Claudio non penso neanche che. Cioè, sì, però non è molto famoso. Cioè, era tipo. Era. C'aveva pochi iscritti. San Claudio. Rispetto agli altri. San Claudio di Biagio. San Patrizio non è, vabbè. È un medio, uno youtuber medio, 100-200 mila iscritti. San Nicola invece è Favij. Beh, San Nicola è famoso, cioè è la festa più famosa, quindi secondo me è San Nicola. Sì, vabbè, penso pure che sia San Nicola. Da chi fu deciso il giorno del Natale come il 25 dicembre? Questa proprio, cioè questa è storia. Questa è storia. No, questa è storia. E secondo me è stato un Papa Giulio. Però non sappiamo. Uno dei primi quattro. Tre, quattro, terzo, quarto, primo, secondo. Terzo. Sul podio. Sì, terzo, capito? Ah, il bronzino. Terzo. Terzo, vai. Vai. Papa Giulio terzo. Si addobba l'albero per celebrare. Il Natale, direte. No. L'Apocalisse. La rinascita, la vita, il culto del sole. Allora, dato che in inverno non c'è molto sole, potrebbe essere. No, non penso. Però potrebbe essere tipo la danza della pioggia, no? Gli indiani. Allora, quello inventano l'albero e fanno il culto del sole. Speriamo che esca un po' di sole, perché d'inverno, cioè, sono le 5 del pomeriggio. Sono le 5 del pomeriggio, c'è buio, cioè. No, no, proprio no. Però per me è la rinascita. Perché no, no, però la rinascita è Pasqua. Pasqua, è quella la cosa. Quindi dovrebbe essere la vita. Sì. Anche perché tipo il 20. Perché Cristo nasce. È il 25 a mezzanotte. Tu metti. Che poi non mai capito. Ma non c'entra niente, quello è il presepe, questo è l'albero. Però sotto l'albero si mette il presepe. No, quello che hai detto è una cazzata. Comunque secondo me è la vita. La vita, una borsa o la vita! No, l'albero. Lo scambio dei regali natalizi deriva da un'usanza dei popoli celti. No. Una usanza dell'antica Roma. Probabile. Un'usanza degli egizi. Nessuna delle precedenti. Per me nessuna delle precedenti, perché per quello che sapevo io, essendo che i re magi, i tre, che erano tre re magi, sono nati a Daie, a Tizio, Caio e Sempronio, a Pira, a Goga e l'eroina di a Cristo là, e allora da là è nato lo scambio dei doni. Per me era un'usanza dei popoli celti. No, nei popoli ne sono abbastanza celto. Per fare sta battuta, mamma mia! No, no, comunque, non lo so. No, io sono sicuro che nessuna delle precedenti, perché è quello. Vabbè, cioè. Vabbè, non abbiamo azzeccato neanche una fino ad ora. Questa sicuro, te lo dico io, sono sicuro. Come si dice Buon Natale in arabo? Idah saidan wisanah jadida. Idashni sanahino abbate. Ele! 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 Per me è ele, perché mi sta simpatico. È lei, è lei, è lei! Che cominciano a ballare. Sanahino adabbe, sì, perché adabbe significa Sanahino addobba l'albero. Sì, capito? È quello. Buon Natale, addobbalo. Addobbalo. Tipo scarta la carta, addobbalo, addobbalo. Vabbè, fai te qua. Per me era più. No, io di arabo non era più lui, ma manco io, cioè per questo. Sanahino adabbe. Sanahino adabbe.
Per me Ele. 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 Dai, Sinai Nadabe. Dai, Sinai Nadabe. Sanai Nadabe. Salà, l'inno di Salà quando addobba. Sì. Da davanti l'albero. Fa, addobbiamolo. Sanai Nadabe. A Londra si brinda in Notting Hill, Oxford Street, Huntington Street, Trafalgar Square. Scusa, tu dobrindi a Capodanno a Roma? A casa. Hello, it's me. Ma era come triste. Era io triste. Siete che te l'hai ammazzato un altro quiz. Non so che tu ricorda il quiz precedente dove lui si voleva ammazzare. Vabbè, lasciamo stare. Allora, perché hai visto i miei progetti per Capodanno, il video di The Pills? Sì. quest'anno il Capodanno mio sarà molto triste perché ancora non abbiamo organizzato niente. Quel mese si brinda in Notting Hill, sulla collina di Notting. Di notte, è bello. Che va brindare giorno. È ovvio. Quando brindi, dai, no. Notting Hill, dai. Ma perché Notting Hill? Trafalgar Square. Eh sì, cioè, uno brinda al Colosseo, cazzo. In Germania i festeggiamenti iniziano l'11 novembre, giorno di San Martino, San Pancrazio, San Diocesano. E San Nicola. San Diocesano mi piace. Di chi è il paese diocesano? Ah, è di Ocesano. Se il paese... Aspetta, se Ocesano è un paese, di chi è il paese? È di Ocesano. San Nicola? San Nicola, dai. È più... plausibile. De Cristo. In Messico i bimbi durante il Natale c'hanno caldo. Li fa caldo. Stanno sotto l'equatore, quindi c'hanno caldo. Allora, in Messico i bimbi. Stanno sotto l'equatore in Messico, sì. Boh, non lo so. Non ricevono doni, no, poracci. No, stanno sopra. Sì. Allora no, non fa caldo. Allora, i bimbi in Messico durante il Natale non ricevono doni, poracci. Perché sono stronzi. Poracci. Mi fanno un po' pena. Nessuna delle precedenti. Quindi solo non ricevono doni. Quindi se non è quella neanche la seconda. Ok. Mentre queste possono essere, perché nessuna delle precedenti non sta alla fine. Esatto. Solo non ricevono doni. Sì, infatti sono costruiti. Ricevono regali solo dagli zii. Può essere. E gli zii dicono, mannaggia la matosca. Perché deve perché essere deve zio? Zio? Ricevono carbone. Per me ricevono bamba. Per me è nessuna dei precedenti. Oppure ricevono dai zii. Dai zii. Lo sai che mi ispira regali solo dagli zii. Sì. Tio, tio. Per questo è panascio usanza. Tio, tio. Perché a chi chiedi qualcosa al tio. Allo zio. Sì. Il mirto viene considerato un fiore di Natale. Dove? Sì. Spagna, Svezia, Danimarca, Olanda. Per me Spagna. Sì, perché se bevono il mirto più che altro. Beh, che bordiso bevono. Che... Però non vedo Italia come alle opzioni. Io ho sempre pensato che era italiano, pensa un po' come sto messo. Spagna, Svezia, Danimarca, Olanda. Però potrebbe essere pure roba svedese. Raga, per me ho fatto zero. No. Cioè, io sono convinto dei doni. Ferma, di doni sono giusti, quindi uno l'abbiamo fatto. Spagna. Controlla. Mo se tagliamo. Due. Due su dieci. Allora, la dolorezza è maluccio. Beh, ci frega molto il Natale. Percentuale risposte esatte, 32%. Le risposte che hai sbagliato. 31, vabbè, Papa Giulio 1, quindi 31 e 1, vedi. Quindi la seconda era giusta, qual era la seconda? La seconda era... comunque era quello più lungo. Un'usanza dell'antica Roma. Proprio quella su cui ero convinto sbagliato. Non ricevono doni in Messico. No. Poracci. San Martino, la cosa di... San Martino, campanaro, suona tu. La risposta la 2, che era questa qui, quindi eravamo sicuri. San Nicola, era... Giusto. Sì. E poi c'era la 7, che era 1, 2, 3. Trafalgar Square, che io volevo mettere pure Notting Hill. Notting Hill. Quindi era non ricevono doni. Poracci, regà. Cioè, facciamo un hashtag regala un regalo per il Messico. Regala un regalo, soprattutto. Fai un regalo al Messico. Fai i doni ai bambini. No, aspetta, mi serve in inglese. Gift something to Mexico. Sì, gift to Mexico. Gift to Mexico. Questo è il nuovo hashtag, al numero in descrizione potrete comprare i biglietti dove una parte andrà per i bambini in Messico. Di Roma Tube. Sì, potete comprare i biglietti di Roma Tube dove una parte andrà per i bambini in Messico per fargli avere i regali e finire questa usanza becera. No ragazzi, a parte scherzi, il 22 dicembre, proprio per festeggiare Natale, faremo lo Roma Tube Christmas. Venite a Roma Tube. E niente, così. E la canzone è stata rivisitata da noi. La canteremo lì a Roma Tube. E ci saranno spettacoli. Ci saremo noi, Gabbo, Frax e i Grananas.
Speriamo che questo video ti sia piaciuto, lasciamo 5000 like, ogni like è uguale, è un regalo per il Messico. Sì, e diteci il vostro risultato, ovviamente, che sicuramente non sarà più di 2. Esatto. Bella! Ciao!